Non è facile parlare dopo queste partite, perché perdere contro la Roma per noi è dura, però penso questa partita è stata persa da episodi, da vari errori che abbiamo fatto, abbiamo commesso un po' tutti gli attaccanti sotto porta, centrocampisti, difensori, è una brutta sconfitta. Dobbiamo solo stare tranquilli, perché mercoledì abbiamo un'altra partita importante da giocare. Penso che non abbiamo tempo di vedere gli errori, però l'importante è che capiamo che non abbiamo fatto una media partita e continuiamo a lavorare e andare avanti. Avete avuto tante occasioni per arrivare fin quasi al gol, ma poi è mancata la finalizzazione. Questo è stato un po' il problema, specialmente nel primo tempo, e poi è arrivata la mazzata, il primo gol della Roma. Sì, ripeto, pure noi davanti abbiamo sbagliato tanto, perché arrivavamo facilmente davanti alla porta e abbiamo fatto tanti errori. Penso che questa partita, quando hai queste occasioni contro queste squadre, devi sfruttare al massimo. Chiediamo scusa ai tifosi perché ci sono stati vicino fino alla fine e noi dobbiamo ricambiare con una vittoria. Spero che ci rifaremo mercoledì contro il Besiktas Champions. Lorenzo, secondo te quest'anno la Roma ha qualcosa in più del Napoli o questa è stata solo una partita storta? No, secondo me è stata una partita storta, ti ripeto, sono stati degli episodi che abbiamo preso 3 gol, che noi abbiamo attaccato fino alla fine. Peccato non aver trovato il gol, ma dispiace, perché era una partita da vincere, dopo la brutta partita che abbiamo fatto a Bergamo. Dispiace, bisogna solo chiedere scusa a tutti per non aver vinto la partita. Lorenzo, al di là del risultato, comunque a livello tattico hai giocato comunque più accentrato rispetto a Caglione per dialogare con Hamsik e favorire sovrapposizioni di Goulam. È stata una scelta magari dettata dalle caratteristiche dell'avversario, poi capivano da quel lato lì Florenzi e Salah, quindi si cercava di sorprenderli magari alle spalle? No, abbiamo preparato la partita come tutte le altre. Il mister ha detto che giocando a due a centrocampo loro seguivano i nostri interni a uomo, c'era spazio tra le linee, cercavo di dare un po', di stare un po' più vicino a Gabbiadini e dialogare sia con lui che con Marek. All'inizio, il primo tempo, penso che c'erano molti spazi, siamo andati un po' tra le linee bene, poi il secondo tempo loro si sono un po' abbassati e ripartivano in contropiede e era un po' più difficile. Grazie.